Preside, una lunga lettera è apparsa questa mattina all'alba anche sui social network da parte sua e indirizzata a un suo collega di una scuola olandese. Che cosa è successo? Purtroppo in un gemellaggio, noi facciamo tanti gemellaggi con Spagna, Germania, Olanda, in questo gemellaggio in Olanda, l'ultimo giorno, un nostro ragazzo in un negozio di souvenir ha rubato, la parola giusta è questa, addirittura una cosa stupida, un paio di calze del valore di 2,5 euro. La commessa se n'è accorta, stava chiamando la polizia, stava succedendo la fine del mondo, per fortuna la collega olandese è intervenuta, ha calmato le acque, il ragazzino ha tirato fuori 200 euro perché non era un ragazzino povero, non è un ragazzino povero per sua fortuna, ha anche abbastanza soldi, ha finalmente pagato questo paio di calze e la situazione si vede lì, ma noi come scuola, come la Dispoli e come Italia abbiamo fatto la figura dei pezzenti, è una cosa che non posso permettere, non è corretta, non è giusta. Quindi quale provvedimento è stato preso nei confronti del ragazzo? No, sarà preso perché in realtà questa decisione che ho prospettato nel post che ho mandato alle colleghe olandesi di non far fare gli esami è una decisione che viene presa in sede di consiglio istituto. Il consiglio istituto è stato convocato a giorni, in realtà prima un consiglio di classe e poi sarà il consiglio istituto e in realtà sicuramente verrà presa questa sanzione perché già qualche anno fa, 5-6 anni fa, quando un ragazzo tornò da Barcellona con della marijuana e fu beccato dalla Guardia di Finanza, perse gli esami, no? Non poteva più essere messo agli esami. Il Consiglio di Stato decise la stessa cosa. Qui siamo nella stessa situazione, anche se diversa ovviamente, ma di brutta figura, pessima figura per quanto riguarda l'Italia e quindi non possiamo tollerarlo.